Vieni, amore, Isabel, da qua sotto. Brava, buongiorno. Buongiorno, Annabel. Ecco fatto. Buongiorno. Buongiorno. Aspettate la nonna, amori miei, adesso arriva. Ecco che è arrivata la nonna, ha fatto colazione e ora la dà alle gattine. Buongiorno splendori miei, oggi un buongiorno un po' a scoppio ritardato. Comunque, dopo la colazione, Luca ed io ci siamo subito messi al lavoro. Io ho dato la seconda mano di pittura alla fioriera e Luca invece ha iniziato, anzi, ha proseguito questo sentiero qua che noi abbiamo già trovato in questa casa. L'idea appunto è di continuarlo nello stesso identico modo per collegare il giardino anche alla legnaia e al terreno delle sorelle Belle. Con le pietre a nostra disposizione, Luca è arrivato fino a qua. E il risultato, vabbè, adesso si deve un attimino assestare, le pietre sono da pulire perché c'è ancora la terra, ma mi piace tantissimo e quindi sicuramente appena possibile compreremo altre pietre per proseguire. Siamo più o meno a metà dell'opera. Sì, sì, sì. Forse manca un pochino di più della metà. Pausa di metà pomeriggio. E desidero preparare un infuso con bacche di rosa canina, infatti le sto raccogliendo proprio adesso, e timo. Questo perché siamo tutti quanti in casa, c'è mia nonna che mi guarda dalla finestra, e dicevo, in questo periodo siamo tutti quanti un po' sempre raffreddati. Non è un raffreddore forte, ma è un raffreddore che un po' c'è, un po' non c'è, un po' c'è, un po' non c'è, ma questo da parecchio tempo. E quindi ho pensato di utilizzare il timo che mi aveva aiutato tantissimo quando ero stata male a riprendermi. Infatti in passato si usava molto proprio per quando uno doveva riprendersi da una malattia che l'aveva un po' debilitato. E poi volevo aggiungere le bacche di rosa canina perché loro sono famosissime proprio per essere ricchissime di vitamina C. Se non erro ne contengono 10 o 15 volte in più rispetto a un'arancia, e l'arancia, voglio dire, è proprio anche lei conosciuta per tutta la vitamina C che contiene, i benefici in caso di raffreddori, malanni, insomma, di questa stagione. Quindi niente, finisco di raccogliere qualche bacca, la puliamo, poi vado a prendere anche il timo, ma direi che queste bastano. Ci prepariamo questo infuso.
sono rimasta trappolata. Acqua calda ma non bollente, altrimenti si perdono le proprietà delle bacche. Si mette tutto in infusione per 10 minuti. Poi si può aggiungere quello che si vuole, anche con un po' di tè buono o del miele. Peccato che è rimasto in casa il miele che non piace a nessuno. Abbiamo sbagliato a comprare, devo prendere quello buono. Oltre all'infuso, pensavo di portare in tavola qualche fico. Questi li ho raccolti questa mattina, erano un po' di più, ma piano piano sono spariti, giustamente perché sono buonissimi, quindi adesso ne vado a raccogliere ancora qualcuno, così da mettere in tavola una ciotola un pochino più ricca. Adesso tanto non esce e tra un po' vuole uscire. Elu, guardalo. Thor tutte le sere fa così, non vuole uscire subito, dopo 5 minuti cambia idea e vuole uscire, andatelo a capire. Comunque, oggi sono riuscita purtroppo a filmare molto poco rispetto a ciò che desideravo, ma è stata una giornata veramente piena. Comunque ci tenevo ad aggiornarvi su quello che stiamo guardando Luca ed io in queste sere, perché ultimamente per parecchio tempo non abbiamo guardato niente, vero Lu? Perché non c'era niente che ci prendeva, che ci... No, non si è ancora deciso, guardatelo lì, il pupo, lo vedete? Eccolo lì. Non si è ancora deciso, ma tra un po' cambia idea. E poi vuole uscire. No, è ancora combattuto. O la vescichetta resta piena. E comunque dicevo, nell'ultimo periodo non c'era proprio nulla che ci piacesse, ci coinvolgesse. E noi, se non troviamo qualcosa che ci piace, preferiamo non guardare nulla, non sprechiamo tempo. Guardare così qualcosa tanto per, preferiamo fare tutt'altro. E infatti ho letto tantissimo. Ah, ho anche finito Un semplice caso di infedeltà o Un caso di semplice infedeltà, ho un dubbio. Comunque ho finito quella lettura, vi dirò, mi è piaciuta. Mi è dispiaciuto un po' per la parte centrale, l'inizio e la fine veramente belli. Mi è piaciuto tantissimo il caso preso in esame, si parla di un rifugio pensato per i reduci di guerra, che però non è tanto onesto, quindi questa idea mi è piaciuta tantissimo. La parte centrale un po' meno perché si discosta dal caso e ci si concentra solamente sulla investigatrice, sul suo passato. Piacevole, però mi interessava di più il caso di questo rifugio, che è stato chiamato La Ritirata, nome non scelto a caso. Comunque tutta quella parte mi è piaciuta veramente tanto. Comunque torniamo a noi, vi stavo dicendo, abbiamo iniziato una serie che per ora ci sta piacendo e spero continui così. Abbiamo visto i primi due episodi o primo e mezzo, perché noi ne guardiamo tantissimi round, un pezzettino proprio alla volta. E si intitola Safe, si trova su Netflix, forse è una miniserie, sono pochi episodi, ed è un thriller poliziesco. In pratica scompare una ragazza, il padre inizia a cercarla disperatamente e da quello che sembra, perché poi non lo so, sono coinvolte molte più persone di quello che si potrebbe pensare, ci sono più indagini in corso che si accavallano. Insomma, per ora mi è incuriosita molto e niente, spero che continui così. È uscito alla fine il ragazzaccio? Ah, alla fine è uscito, non me ne sono accorta parlando. Alla fine si è deciso e lì c'è un codone, quello di Zeus. Sarà qualche povera lucertola. E niente, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con noi, anche se sarà un video breve. Comunque spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo presto nel prossimo video.